Vediamo se è collegato con noi Alessandro Aldrovandi. Alessandro, ci sei? Buongiorno, Sì, eccomi, buongiorno, buongiorno a tutti. benvenuto. Allora, stavamo Grazie. parlando con Mauro del petrolio e quindi andrei a vedere insieme a Sì. te a livello grafico come siamo messi. Io ho già aperto qui il Ah, direi che grafico. sì. Dimmi un po' quali Siamo sono, in questi messi. ultimi giorni, Alessandro, il prezzo si è mosso un po' come in un'altalena. Secondo te quale direzione adesso prenderà? È ancora difficile capirlo, però già da inizio ottobre, io qui ho il grafico indietro di qualche mese, siamo ancora inseriti in un canale discendente molto chiaro e molto evidente, dove ci sono appunto minimi e massimi sempre e costantemente decrescenti, anche al di sotto di alcuni indicatori sul grafico che utilizzo e anche in una fase, diciamo, di ribasso di tutti gli indicatori oscillatori di analisi tecnica. La direzione direi che al momento è quella di una depressione di questo prezzo che sta oscillando proprio nell'ultimo mese, comunque tra un 32-33 dollari al barile e un minimo del 26,250 toccato proprio qualche giorno fa. E la direzione è difficile sapere, siamo, ogni settimana viene battuto un minimo, è però anche vero che non potrà scendere per sempre. E Goldman Sachs aveva qualche mese fa, verso la fine dell'anno scorso, dopo il periodo estivo, emesso addirittura un report con il quale diceva che il target ribassista sarebbe stato addirittura verso i 20 dollari, ed effettivamente ci siamo molto avvicinati. Ricordo che allora, quando fu emesso questo report, la quotazione era attorno ai 45-50 e sembrava che oltre a quel livello non potesse scendere. In realtà appunto ci siamo, dico, quasi quasi arrivati. Nell'ultima settimana, appunto, come dicevate giustamente prima, ci sono state tentativi di accordi dell'OPEC, discussioni, tentativi di decidere se bloccare la produzione, aumentarla, diminuirla. L'Iran si è messa di traverso, come giustamente dicevate prima, dicendo: no, le mie quote non vengono assolutamente diminuite, semmai diminuite le vostre, visto che con le sanzioni che mi avete dato in tutti questi ultimi 20 anni sono io che devo recuperare. C'è stato anche un accordo tra l'OPEC, e quindi il cartello dei paesi petroliferi, con la Russia, che è fuori dal cartello, il tutto per mettere un po', diciamo, in disagio in realtà le grandi sorelle americane. E per quanto riguarda la mia opinione, in realtà è che è ancora presto comunque per scommettere in un rialzo del prezzo del petrolio. Sì, un rimbalzo ci sarà. Non è escluso che possa recuperare anche una decina di dollari, arrivare verso i 42, 43, nella migliore delle ipotesi un 50 dollari, anche se si trovasse appunto un accordo di una riduzione della produzione, dell'estrazione del petrolio, però ecco, non più di un tanto. Credo che passeranno ancora anni e anni prima di che torni a 100 dollari. Ho una mia opinione personale riguardo il prezzo del petrolio, poi chiudo il discorso, è che la questione sostanzialmente di fondo, che non viene sufficientemente sottolineata a mio parere, è che il punto sta nel costo di estrazione del petrolio, perché si è sempre detto che il prezzo del petrolio si sta abbassando perché abbiamo scoperto, grazie alla tecnologia americana, modi e tecnologie per estrarre il famoso petrolio di scisto, o anche gas di scisto, perché il gas è messo con una quotazione addirittura sotto i 2 dollari, quindi messo esattamente nella stessa identica drammatica situazione per certi tipi di investitori. Si diceva, grazie a questa tecnologia si può estrarre petrolio di scisto, gas di scisto, quindi abbiamo molta più quantità. Da un giorno all'altro ci siamo trovati quasi con il doppio del petrolio che pensavamo di avere. E quindi ecco che il prezzo cala, perché o addirittura si è dimezzato, perché appunto abbiamo doppia quantità. In realtà estrarre petrolio di scisto, questo petrolio particolare che si trova nelle sacche, non nei classici giacimenti liquidi, ma si trovano nelle sacche dei terreni,
In realtà costa 10 volte di più che estrarre, che estrarre quello normale. Quello normale costa attorno dai 5 ai 10 dollari, estrarre il gas di scisto costa ancora 40-50 dollari. Quindi a mio parere c'è una politica subdola da parte dei paesi arabi, che sono molto svegli dal punto di vista commerciale, di tenere appositamente basso il prezzo del petrolio, di averlo abbassato, sapendo di rinunciare ai propri guadagni, guadagnando anche molto meno della metà. Ma in questo modo uccidono e ammazzano la concorrenza americana, delle società americane. Infatti anche negli anni passati, dal 2008 in poi, sono nate moltissime società start-up, addirittura quotate anche sul Nasdaq, destinate a questo settore dell'estrazione del petrolio di scisto. E purtroppo l'anno scorso, 2014-2015, molte di queste sono anche fallite, perché se estrai a 40 dollari e poi lo devi vendere a 30, è chiaro che fallisci. Quindi a mio parere c'è questo gioco subdolo da parte dei paesi arabi nel tenere apposta, poi geopoliticamente stanno facendo tutti i giochi del mondo, ma non hanno tanta voglia che il prezzo risalga. Preferiscono uccidere la concorrenza americana, guadagnando molto meno, ma uccidendo tutto il resto. Poi nei prossimi anni vedrai che poi pian piano i prezzi saliranno e poi continueranno a guadagnare come prima, ma intanto si mantengono i loro clienti e il loro primato. Chiaro. Ascolta Alessandro, quindi per concludere sul petrolio, tornando sul grafico, vedi quindi privilegiare la vendita rispetto all'acquisto, io parlo nel breve termine, ma mi sai dire qualche livello? Sì, 35 dollari. Se supera i 35 dollari, buone possibilità che vada verso il 40 e poi il 42,5. Ecco, quindi al superamento di 35, per essere proprio tecnici, che c'è un massimo precedente, al superamento di 35 si può arrivare al 40 dollari e ulteriormente 42,5. Chiaro, invece guardando invece i minimi, fino a dove potrebbe scendere? Ah, per i minimi non so se esiste un grafico così indietro, però sicuramente sotto il livello 26 arriviamo a quel 20 di Goldman Sachs. Non c'è rischio che possa, sicuro 19-20. Non c'è rischio che possa rompere anche i 26 e quindi proseguire la sua discesa anche a livelli ben più bassi di 26? Al momento direi di no, insomma sul momento direi di no. Anche questa ulteriore, appunto, queste argomentazioni, questi incontri politici, appunto, sono geopolitici, insomma, servono anche un attimo a stabilizzare questo prezzo del petrolio. No, credo che anche visto graficamente sul livello 27,5-26,5, non dico che ci sia un doppio minimo, ma comunque non sono due minimi molto distanti fra loro. Potrebbe cominciare, perlomeno a differenza di come si è sviluppato il grafico in tutti i mesi precedenti, ci può stare una bozza di ipotesi di doppio minimo, ecco, quindi una stabilizzazione, una fase di accumulo. Darei un 70% buono di probabilità di rialzo rispetto che un'ulteriore rottura a ribasso del 26 e qualcosa. Benissimo, adesso andrei a vedere insieme a te il grafico invece dell'oro, che come bene rifugio da inizio, infatti lo vediamo graficamente in maniera abbastanza chiara, insomma da inizio anno è intrapreso un andamento rialzista. E cosa c'è da aspettarsi adesso? Sì, da inizio anno direi che è proprio un vero e proprio rally. Novembre e dicembre è stata un'ottima fase di accumulazione, e da lì il trend è partito anche in modo molto rapido e molto veloce, partendo appunto da una base di accumulazione che oscillava tra il 1050 e il 1100, adesso ha toccato fino a proprio qualche giorno fa addirittura un massimo a 1262, con una performance molto importante, tutta una serie di candelone verdi sul grafico daily. È qualche giorno che sta ritracciando e ci siamo riportati attorno al 1200, ma credo che questo non si tratta di un'inversione di tendenza assolutamente, si tratta semplicemente di un ritracciamento e il trend al rialzo possa assolutamente continuare. E fino a che livelli, Alessandro?
Ah, può tranquillamente andare fino a 1300-1400, ma direi anche di più. Vado indietro nel grafico e sicuramente avevo preso un grafico a 6 mesi, ma i livelli sono ancora più ampi. Adesso lo sto caricando. Beh, direi che un 1300-1310 ci sta tutto anche abbastanza rapidamente, anche un centinaio di dollari all'oncia sicuramente può prendere. Direi che il primo target è questo, che tra l'altro corrisponde al massimo del gennaio del 2015, quindi voglio esatto. dire torneremo esattamente come un anno fa. Ci può tranquillamente stare con un'altra continuazione di questo spike rialzista di questo rally, ma non lo vedo, ripeto, non è difficile che torni a 1800 nel breve, ma non credo che dal punto di vista non solo dell'analisi tecnica ma anche dell'investimento sia assolutamente doveroso che il suo prezzo, il suo valore intrinseco possa raggiungere livelli più elevati del 1300 e anche 1500, ma non lo vedrei come investimento normale finanziario, ma non lo vedrei in un'ottica, come dicevi tu, di ben... Non ti sentiamo più, Alessandro. Ecco. Ed ecco, qui andiamo tutti a comprare oro, perché comunque i due pesi sono diversi, comunque non ci sta la proporzione, anche perché l'anno scorso il mercato azionario è andato relativamente bene, abbastanza bene, l'oro invece crolla, comunque nel corso degli anni passati non c'è stata, insomma, questa scorrelazione. E quindi non lo vedrei in ottica di bene rifugio per scappare dai mercati azionari, che invece comunque, a mio parere, nel 2016 potrebbero comunque dare soddisfazioni, ma in un giusto investimento affinché torni in quello vicino a quello che sia il suo valore intrinseco. Quindi era troppo sottovalutato prima, ecco, a mio parere. Chiaro. Benissimo, adesso dalle materie prime passiamo alle valute, e quindi andrei, visto appunto il dollaro come influenza, come può influenzare anche petrolio e oro, che appunto sono denominate in dollaro, andrei a vedere il cambio euro-dollaro, come si sta muovendo e quali sono i livelli che potrebbe raggiungere. Alessandro. Dunque, i livelli principali sono 1,17, senza guardare troppo tanti decimali, ma 1,1719 come livello massimo, e nel breve, diciamo, adesso guardavo l'uno, ovviamente il famoso 1,05 che ancora tutti ricordiamo da inizio anno. Direi che comunque questi sono il grande range nel quale si sta muovendo, direi, da 8 mesi. C'è stata una grossa fase di accumulazione, quasi un triangolo, direi che ha compreso fra l'1,10 e l'1,05 ancora nell'ultimo periodo, negli ultimi mesi, ma triangolo ribassista, quindi che si poteva pensare potesse dare una continuazione del trend fortemente ribassista che abbiamo visto al dollaro, che veniva da 1,60 negli anni passati, per arrivare a questa famosa parità di cui molti miei colleghi analisti appunto si riempivano la bocca, io per primo, in realtà sbagliando. Questa parità in realtà non fa fatica ad arrivare e probabilmente impiegherà ancora un po' di tempo. E i livelli più vicini a questo punto, visto che il range si è ristretto, direi che 1,1383 per andare verso l'1,17, altrimenti il livello, diciamo, effettivamente per andare short e quindi puntare un'altra volta all'1,05 alla parità è l'1,07, quindi 1,17-1,07, quindi abbiamo un range più ristretto rispetto a prima, ma comunque abbastanza ampio. Diciamo che la direzionalità sembrava rialzista a favore dell'euro e ovviamente contro dollaro, e a questo punto invece nelle ultime giornate, nelle ultime settimane, considerando che la Yellen, quindi la Fed, ha un po' fatto marcia indietro su quello che era il rialzo dei tassi di interessi, che ha alzato, diciamo, lo scorso dicembre, ma considerato poi che i dati macroeconomici e comunque la variabile
la variabile inflazione, tante variabili corrispondevano a quello che era il target della Fed, ma l'inflazione c'era ancora piuttosto lontana, insomma alla fine hanno fatto secondo me un po' di pastiglia, ritrattato in buona parte quello che è stato detto. Insomma, sì, aveva detto che la politica restrittiva sarebbe stata lenta e moderata, ma mi sa che sarà molto più lenta e molto più moderata di quanto annunciato precedentemente. Quindi il rialzo dei tassi non è così immediato, non so se continuerà ogni volta che ci sarà una riunione del FOMC, che quindi di conseguenza anche il dollaro subirà le giuste insomma, conseguenze. Insomma, se non c'è rialzo dei tassi e interesse, c'è anche meno interesse dal punto di vista della valuta. Insomma. E quindi credo, al momento comunque è inserito in un, da inizio anno direi che è inserito comunque in un trend ascendente, quindi è molto probabile che l'1,1383 che dicevo prima venga ancora rotto a rialzo, quindi 1,17-1,20 c'è un trend ascendente, ecco, c'è un trend ascendente con dei massimi e dei minimi crescenti, per cui francamente sì, può arrivare ancora 1,10, ma il trend rimane ascendente, quindi a mio parere l'euro può ancora recuperare e il dollaro può ancora perdere in parte valore, insomma, deprezzarsi. Va bene, adesso passiamo velocemente, Alessandro, all'indice FTSE MIB. Quindi andiamo a vedere l'indice FTSE MIB velocemente, perché poi sono arrivate due domande che volevo in diretta dai nostri ascoltatori, che volevo quindi rivolgere e girare poi a te. Quindi velocissimamente sull'indice FTSE MIB, quali sono i livelli chiave e cosa aspettarsi anche in questo caso? Oh, il trend è discendente, da dicembre in poi non c'è stato rally di Natale, è sceso, poi ha accelerato in gennaio e riaccelerato ancora di più in febbraio. Probabilmente qualche giorno fa abbiamo toccato dei minimi importanti, addirittura sotto il livello 16.000, quindi 15.850. Abbiamo avuto 2, 3 o 4 giornate dove i minimi si sono assestati lì, possiamo definirlo un quadruplo minimo, sul grafico ovviamente daily, molto vicino, e poi da lì è ripartito facendo quasi 800-900 punti a rialzo. Purtroppo il livello per dire long è ancora lontano, a mio parere finché non arriviamo a 19.000, francamente anche direi 19.350-320, secondo me è ancora molto presto per avere un sentiment finalmente affinché ritorni un sentiment positivo sul mercato italiano. Poi i più coraggiosi possono già accumulare o cominciare ad accumulare ora, però se uno deve definire o battezzare il sentiment positivo sul mercato italiano, credo che possa essere dato sul FTSE MIB, intendo future FTSE MIB, qui davanti a questo grafico, il 19.350, ecco, perché lì viene rotto non solo un massimo precedente, quindi una resistenza statica orizzontale, ma anche la trend line dinamica discendente che accompagna appunto discesa del mercato da inizio gennaio. Però c'è un grosso punto di riferimento di negatività, cioè abbiamo un gap ancora aperto, un gap up aperto da chiudere a 16.650. Questo 16.650 deve essere chiuso. Io sono un convinto assertore da sempre della teoria dei gap, prima o poi vengono chiusi, passerà 4 giorni, una settimana, anche 6 mesi. Una volta mi è capitato addirittura su un titolo Pirelli di aspettare 2 anni o di vederlo recuperare dopo 2 anni, ma prima o poi vengono chiusi. Quindi sul FIP il 16.000 500 è un gap che deve essere chiuso e prima o poi ci arriverà, anche in uno spike giornaliero, una settimana negativa, insomma, prima andiamo a chiuderlo, meglio è che riparte. La stessa cosa c'è sul DAX sul livello 9.000, 8.990. Perfetto, sono esattamente identici. Hai anche lanciato questa cosa sul DAX. Ascolta, volevo adesso rivolgerti una domanda che è arrivata appunto per te. Dice: buongiorno, chiedo un vostro parere sull'affidabilità di Nuova Banca Etruria, la quale in questi giorni ha aperto un'offerta di un certificato di deposito a 4 mesi a 2,60% di interesse che si chiuderà venerdì prossimo. Te la senti di commentare e di dare una risposta?
Beh, se è la nuova Banca Etruria, Banca Nuova, Banca Vergine, il tasso di interesse è solo al di là della tassazione, che mi sembra quella al 26, comunque sì, ma direi, esprimo un parere positivo sulla nuova Banca Etruria, Banca Vergine, Banca Nuova, e direi proprio di sì. Ok, adesso invece è arrivata un'altra domanda sempre per te, chiede gli sviluppi su Saipem e su Monclera. Andiamo a vedere Saipem. Io sto, adesso la cerco anch'io il grafico, che non ce l'avevo pronto, ma adesso velocemente cerco di recuperarlo. Un secondo, intanto se tu vuoi dirmi dei livelli che ce l'ho già pronto, inizia pure, eh? Io dopo ti raggiungo. Sì, beh, molto semplice, abbiamo un minimo di qualche giorno fa, fatto sullo 0,2828 e sta facendo una configurazione di minimo, di quelle un po' a, come si suol dire, quando un mio collega aveva inventato anni fa, a tazzina, quindi quel minimo un pochettino arrotondato. Vedo che alcuni indicatori sono in ipervenduto con un tentativo di tornare in una parte, diciamo, impostati al rialzo, e qualche altro indicatore sta incrociando al rialzo. Direi che adesso è, anche se oggettivamente è lento, un titolo che impiegherà un bel po' per risalire, a meno che non succeda un miracolo. Diciamo che finché non torniamo a 0,50, che oggettivamente è molto 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 lontano dai livelli attuali, la positività è ancora non c'è. Nelle ultime due giornate sembrerebbe impostato bene, se non altro per questa configurazione a tazzina, tra l'altro sempre piuttosto e statisticamente efficace, però insomma ci vuole coraggio per entrare su questo titolo in questo momento, considerando okay. Anche il gas e tutto il resto che abbiamo detto prima, ci vuole abbastanza coraggio. Sì, ci sono tanti altri temi che circondano. Ascolta, invece su Monclera? Così rispondiamo a questo, come a questo nostro ascoltatore. Vado anch'io, ecco, intanto a Moncler, il titolo, eccolo qua, il grafico. Moncler era, sì, Moncler dallo scorso agosto era inserito in un canale discendente, molto preciso, molto netto, ha fatto poi un minimo molto molto importante ad inizio gennaio, quasi inizio gennaio, sull'11,30 e qualcosa, e poi da lì è sempre andato in controtendenza rispetto al mercato, all'indice di riferimento, salendo, facendo un massimo, poi di nuovo un minimo ma crescente rispetto a prima, e ha rotto il massimo precedente, quindi una resistenza sul livello 13,80, mi sembra qualcosa molto vicino, no, è stato smentito il canale discendente, è in una bozza di trend ascendente con massimi e minimi crescenti, ha rotto questa resistenza, direi che al momento è impostato, che prosegua il trend rialzista? Io penso sì, adesso a spanne io penso di sì, adesso lentamente o comunque. Ma guarda, qui è abbastanza preciso il livello, perché così adesso avrei detto a spanne, ma anche guardandolo esattamente col grafico ci siamo, è un 15,40 il primo target rialzista, e quello più ambizioso, che è questa volta però una resistenza veramente molto molto forte da rompere, perché lì c'è una serie di massimi importanti, lì una resistenza veramente molto forte, è un target più ambizioso e difficile da superare al primo colpo e anche al secondo, vedremo poi cosa farà, e invece è un 16,20, ecco. Però il primo 15,40 è abbastanza accessibile, ecco. Perfetto, ti ringrazio Alessandro per essere intervenuto e averci dato queste indicazioni. Il tempo purtroppo è stretto, siamo già andati un po' lunghi, quindi devo salutarti. Grazie mille. Grazie a voi, buongiorno a tutti, buon trading. Grazie.